Ti piace un presepio a Torelli di Mercogliano? Ci aspetta la signora Maria, Alberto Maria. Ecco qua, vediamo se riusciamo a farci aprire. Ecco qua la signora Maria. Signora, Maria, complimenti, sì. Signora. So che lei da un po' di anni fa un presepio speciale, perché lo fa tutto con le sue mani. È tutto, vabbè, è ovvio, altrimenti non è un presepio. Se si compra già fatto, non è fare il presepio, è comprare il presepio. Possiamo chiederle quanti anni ha, signora? 81. 81 anni. Complimenti, presepio tutto a mano della signora Maria. Prego signora, può chiudere così andiamo a vedere anche il presepio che ha realizzato quest'anno. Ecco qua, faccio spazio io signora, se mi permette. Ecco, entriamo nella stanza della signora. Bello signora, questo da quanto tempo l'avete realizzato? Una decina d'anni. Quanto ci avete messo per realizzare questo? È stato fatto con varie tappe. Perché non si può fare tutto assieme, altrimenti ci vuole una cosa esagerata. Questo lo fa lei, tutto lei da sola, si mette sì, a fare il presepio. La struttura è la cosa più difficoltosa da fare, perché per chi non ha dimestichezza con i presepi, la struttura si deve fare prima il legno e poi ricoperta di sughero. Lei è un'esperta, insomma. Dove ha preso questa passione? A parte il fatto che io vengo da Napoli, quindi. Ma non è solo questo, si comprano anche i libri, perché ci sono libri, oppure si va a visitare altri presepi e si prende l'idea, perché è tutto un fatto tramandato in sostanza, perché il presepe rappresenta, a parte la natività, questo presepe mio rappresenta anche il classico presepe napoletano del Settecento. Infatti i pastori li vediamo, sono originali, sì. No? Sì, sono tutti originali, sì, sono tutti... Per me fare la struttura è stato più complicato, a parte i vestiti, quelli li so fare io, e in genere uno si serve delle stoffe preziose per i magi e la natività. Il resto deve essere fatto rigorosamente, diciamo, grezzo, come voglio spiegare. Quindi così è, e anche gli angeli devono essere tutti fatti con tessuti pregiati, altrimenti non è il classico presepio napoletano. Il presepio napoletano è questo, insomma, sì. Rievoca un po', rievoca un po' anche San Gregorio Armeno. Esatto, cerco di farlo, perché poi, ripeto, per fare queste cose ci vuole molta pazienza. Qual è il pezzo a cui è più affezionata? Signora, ce n'è uno in particolare, sono tutti quanti belli. No, per me sono tutti. Ognuno ha una storia. La storia è che bisogna cercarli, vederli, studiare le facce in base al vestito, cosa rappresentano, perché anche questo è importante. E i miei pastori hanno tutti gli occhi di vetro, comprese le pecore. Perciò dicevo, è un fatto. Come devo dire, non lo so, perché per esempio quella è la parte, diciamo così, come vogliamo dire, cittadina, ecco. E questa invece è la parte pastorale, dove ci sono i pastori, perché vengono dai pastori dove hanno le pecore, fanno i formaggi, e gli angeli che li vanno a svegliare. Questa è la caratteristica del presepe che vuole rappresentare. Anche infatti ci sono quei due che dormono e l'angelo che li sveglia, perché questo è il simbolismo dei pastori, che sono i primi ad accorrere alla natività. Poi quello è, diciamo così, è il classico, sì. la tavola imbandita, e anche i doni che portano, tutti i doni che portano, e quelli molti sono tutti fatti da me. Anche questo. Complimenti signora, ma lei prima che faceva? Vabbè, tra le altre possiamo dirlo? Tra le altre cose facevo la sarta. Quindi voglio dire, si vede la mano sui costumi, tra le altre molte stoffe sono state comprate a San Leucio. A San Leucio? Eh sì. Beh, quindi un presepio di valore, quello che è stato realizzato dalle mani della signora Maria. Complimenti. Grazie, non me ne fate troppo. A chi lo vogliamo dedicare, signor questo presepio? No, io vorrei dedicarlo a tutti quelli che vogliono venirle a vedere. Cioè, nel senso, se qualcuno vuole vedere qualcosa di particolare, lo viene a vedere, cioè gli amici miei, eccetera, eccetera. Poi man mano con l'età gli amici si sono ridotti.
Dio. E gli dedichiamo il presepio, intanto lo possono vedere sul canale 90 di Prima TV, su Telenostra. Faccio parte dei nonni di Mercogliano. Beh, allora siete davvero una nonna speciale, la nonna presepista, signora Maria. Diciamo anche. No, signora, a lei piace un presepio, no? Ti piace un presepio, chi le dice non mi piace un presepio? Allora buon anno e buon 2020, signora. Grazie.